Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video, soprattutto benvenuti in una nuova review. Come avete letto dal titolo, già sapete di cosa parliamo. Beh, parliamo di lei, un'altra cube camera, un'altra camera con fattore di costruzione a cubotto. Non so perché, ma in questo periodo quello che sto vedendo è che la volontà di spostarsi su altri form factor differenti da quelli dedicati normalmente al mondo video e fotografico vengono interpretati come l'utilizzare la forma del cubo. Ora, non che questa sia una pecca, anzi, il form factor del cubo è un form factor molto intelligente. Il primo che l'ha introdotto è stato Red, con il modulo DCSM2, una cosa del genere, non mi ricordo mai la sigla ben precisa, ed è intelligente perché rende un cubo praticamente settabile nel modo in cui vogliamo. Chi ha seguito già la mia recensione della Zcam sa che a me piace tantissimo questo form factor. Piace un po' meno il fatto che comunque all'utilizzo del corpo da confezione, quindi out of box, c'è bisogno di dover arrangiare tantissimo il corpo macchina, che non è un male, ma mentre un corpo come Red dobbiamo, o anche Alexa, sono corpi altamente professionali per il mondo del cinema e costano anche tanto, questo qua invece che è molto più arrivabile, in quel caso per me è normale dover acquistare tantissimi accessori per poterlo utilizzare. In questo caso invece, dove abbassiamo tantissimo l'asticella del budget, avere un corpo che comunque ha bisogno ancora di aggiungere accessori, probabilmente non sono tanto convinto. Ma è una mia di convinzione, perché Panasonic è stata molto ma molto chiara. Partiamo dal descrivere quello che è il nostro corpo macchina, quello che è questo corpo macchina. Ora, tolta lente e monitor che abbiamo sopra, nel caso anche batteria, il corpo è sostanzialmente un cubo. Parliamo di Lumix BGH1. Questo corpo macchina nasce dall'esigenza di voler avere un corpo macchina dedicato prettamente al video ed avere un corpo macchina dedicato a settori specifici. Ora, di base, questa macchina molti hanno cominciato a confrontarla con una GH5, in realtà con una GH5S. Perché? Perché sostanzialmente è una GH5S sotto un'altra forma. Ma perché, a differenza di tanti altri, io dico che è sbagliato paragonare questo corpo macchina ad una GH5S? Beh, perché ci sono tantissime differenze. E non parlo delle differenze hardware o delle specifiche tecniche. Beh, parlo proprio della forma, non solo quella fisica, ma anche nella forma di utilizzo del corpo macchina. Questo corpo non può essere preso ed utilizzato così com'è. Ha bisogno di un minimo di rigging, ha bisogno di almeno non tanto una gabbia ma delle maniglie, ha bisogno di un monitor, di un microfono esterno se ne abbiamo bisogno, ma quello anche nella GH5S. E quindi questo corpo da così piccolo diventerà molto più ingombrante. E c'è un'altra cosa da dire, è vero che questo non ha un monitor, ma GH5S o GH5, chi per voi, parlo della GH5S perché abbiamo lo stesso sensore, quindi stesso sensore micro 4 terzi, non l'ho accennato prima. GH5 e GH5S però si scordano tutto questo, tutta la connettività in out che ha questo corpo macchina, che è una connettività molto ma molto espansa ed è uno dei punti di forza di questo corpo macchina, dove Panasonic ha voluto davvero puntare tantissimo. Come detto, è la sorella, un cugino sorella, come vogliamo definirla, della GH5S. Da lei prende il sensore micro 4 terzi, un sensore con una sensibilità ISO aumentata rispetto alla GH5. Infatti questo corpo macchina può essere serenamente utilizzato perché ha delle prestazioni con ISO un pochino più elevati, molto confortevoli all'utilizzo, quindi possiamo spingerci tranquillamente oltre i canonici 1600 ISO per girare senza che l'immagine diventi pappa. Abbiamo all'interno tutte le medesime specifiche tecniche della GH5S, quindi non sto neanche qui ad elencarle, ma almeno voglio ricordarvi che porta il 10 bit internamente fino ai 60 fotogrammi al secondo in 4K. Ed aggiungo anche il profilo vlog per avere una curva logaritmica dell'immagine. Queste sono le informazioni delle specifiche tecniche che voglio darvi, semplicemente un reminder di quello che è GH5S. Perché per il resto, tolte queste similitudini, per me
questo corpo è totalmente differente. Perché dico che questo corpo è totalmente differente? Beh, perché Panasonic ha deciso di creare una camera adatta a solo due segmenti. A differenza di tutti gli altri brand che producono dei corpi macchina adatti a più circostanze, Panasonic ha detto questo corpo macchina vuole essere utilizzato solo per cinema e streaming. Parolone, streaming. È un settore poco descritto all'interno delle specifiche marketing di un prodotto come questo. Sì, possiamo utilizzare qualsiasi sorgente video che abbiamo uscito HDMI per infilarla all'interno del nostro computer e utilizzare quel dispositivo come una sorgente video. Ma lei è differente. Ma ci arriviamo. Ho parlato di cinema. Beh, sì, perché Panasonic ha detto questa deve essere una camera da cinema. Ed infatti lo è, pressoché lo è, una piccola cinema camera. Copia pienamente il form factor della Zicam, costruzione migliore, porta le filettature lungo i bordi, come già abbiamo visto anche sul corpo Zicam, dietro porta vanno batterie, le connessioni le vediamo fra un poco, pulsanti di utilizzo, naturalmente pulsanti di registrazione, nulla in più. Ah, una cosa che degna di nota è questa, lo sportellino per le SD, senza andare a sbattere per supporti molto più complessi, abbiamo doppio slot SD con uno sportellino davvero fatto molto bene, non solo per la costruzione ma anche per la gestione, ci fa sapere che è chiuso grazie a un click, fantastico. La macchina è molto silenziosa, quindi questa cosa la rende perfetta come camera da set. Ha necessità, come detto, di essere rigata. Ma perché un'ottima camera da set? Beh, andiamo a vedere quelle che sono le connessioni che abbiamo. C'è una nota da dire che questa è la camera più economica che troviamo nella whitelist di Netflix. Cos'è la whitelist di Netflix? Netflix, per tutte le sue produzioni di original, ha deciso una serie di, per categorie, una serie di prodotti che approva nell'utilizzo, dai software all'hardware audio, l'hardware video. E questa, insieme a tante altre, è una camera presente ed approvata da Netflix per la produzione di original Netflix. Quindi se avete avuto una commessa per la produzione di un original Netflix, questa potete utilizzarla. Altre camere no, a meno che non siano descritte in quell'elenco. E questa è la più economica presente all'interno di quella lista. Quindi questa è una cosa importante da dire, ma perché Netflix l'ha approvata? Beh, Netflix, utilizziamo come termine di paragone, approva delle camere che abbiano una serie di specifiche, che rispondano a una serie di specifiche. E una in particolare, che manca in tantissime camere pro user, macchine fotografiche ed altro, è questo. Su questa camera troviamo ben 3 SDI dedicati a SDI out, timecode in e out, e il gen lock in. Ora, a molti di voi diranno poco queste sigle, ma sappiate che una delle cose più importanti è il time lock e il gen lock. Chi lavora sui set sa benissimo che sincronizzare più camere, non solo camere, anche dispositivi audio, è fondamentale avere il time code distribuito, quindi questa macchina può sia emetterlo e sia riceverlo, per sincronizzarsi con più camere e non solo, anche con i dispositivi di registrazione audio possono fare questo, così che dopo sostanzialmente non c'è bisogno di sincronizzare l'audio perché sono già sincronizzati con il timecode. E poi abbiamo l'SDI out, che è un segnale video oltre all'HDMI su base BNC, quindi su questo tipo di connettore qui, che ci permette di estendere un cavo molto più lungo di un HDMI, senza perdere il segnale, senza perdere qualità nel segnale. Questo è il motivo per la quale Netflix ha approvato questa camera. Poi troviamo, nello sportellino un po' più sotto, troviamo USB di tipo C e un HDMI, naturalmente out. In basso troviamo l'alimentatore, quindi lo spianotto per l'alimentazione, e di qua la magia. L'ultimo sportellino troviamo la magia. Troviamo naturalmente microfono, ascolto cuffie e una porta Ethernet. Questa è la rivoluzione. Questa porta l'abbiamo trovata però anche su Zicam, giusto? Sì. Quella trovata su Zicam è un po' differente, ci permette il controllo remoto della macchina, ma questo genere di porta è stato
inserito da Panasonic perché questa, immaginate di avere una, di dover distribuire una sessione di streaming, quindi dover avere quattro camere, quattro operatori, una sessione di streaming un po' più complessa, quindi immagino 10 camere, 10 operatori, corrente a 10 camere, cavo video a 10 camere, cavo audio a 10 camere, 10 operatori e in regia qualcuno e una regia che possa gestire tutto. Sostituiamo tutto con una camera, un cavo Ethernet ed uno switch Ethernet. Basta. Infatti questa porta LAN è una porta particolare perché ha un ingresso in-out, in per la corrente, out per il segnale. Con questa camera noi possiamo alimentare, con questo cavo, con un cavo LAN noi possiamo alimentare il corpo macchina e accedere al segnale e non solo remotarla ma anche prenderci il ritorno video. Quindi sostanzialmente noi con un solo cavo riusciamo a collegare una camera, un cavo parliamo, non un cavo d'alimentazione o un cavo video, proprio un solo cavo, riusciamo a collegare la camera e ad utilizzarla. E questa è una delle, è stata una delle scelte di Panasonic molto ma molto intelligente, di far puntare questa camera o ad un ambito altamente professionale o ad un ambito particolarmente specifico. Questo è fondamentale perché ha creato, sono stati coraggiosi e a mio parere è una cosa molto intelligente. Naturalmente io l'ho provata al corpo macchina, vorrei soffermarmi poco, un'ottima gamma dinamica e sostanzialmente una GH5S. Rispetto a quando ho provato una GH5S, le immagini che vengono fuori sono esattamente le stesse. Ha i pregi e i difetti di una micro 4 terzi, sono pregi e difetti, quindi un sensore più piccolo, abbiamo più profondità di campo e questa cosa, per chi mi conosce, sa che non è un male, non penso che avere più profondità di campo sia necessariamente un male. Perché vogliamo vedere qualcosa con poca profondità di campo, per esempio l'utilizzo delle full frame, quando fai un primo piano dietro non hai più niente, non vedi nulla, mentre con una micro 4 terzi invece continui a vedere l'ambiente dove è posizionato il soggetto. Per me questa è una cosa fondamentale. Quali sono i suoi migliori utilizzi? Beh, oltre al set, oltre agli utilizzi proprio di categoria, che sono cinema e streaming, secondo me questo corpo macchina si bilancia benissimo sui gimbal, essendo così piccolo. Sotto un drone, fantastico. Camera car un po' più spinti, si possono fare, non necessariamente utilizzare una macchina fotografica, ma questa che ha delle ottime caratteristiche, perché poi, come GH5S fa un 4K a 30 fotogrammi al secondo in 4:2:10 bit, mentre a 60 fps ci fa sempre il 10 bit ma 4:2:0, quindi sono ottimi codec per poter lavorare. I file ormai li conosciamo molto bene, un po' tutti quanti hanno provato almeno un file della GH5, quindi sappiamo il tipo di codifica che è pienamente gestibile negli ambiti NLE, quindi di montaggio. Io sono rimasto pienamente soddisfatto di questa camera. E prima di giungere alla conclusione, voglio ringraziare gli amici di Fotoema che mi hanno permesso di provarla. Ero davvero molto incuriosito, sono andato da loro, ho detto mi fate provare una BGH1? Loro hanno detto sì, certo, eccola, e quindi sono qui a parlarvene. Infatti vi lascio qui sotto per scoprire il prezzo, che non ricordo e non ve lo segnalerò, vi lascio qui sotto il link per il sito di Fotoema con il prezzo ufficiale, che dovrebbe essere all'incirca di 2000 euro, euro più euro meno non lo ricordo, quindi anche un budget molto interessante per questo tipo di camera. Nota in appendice di cui non ho parlato è l'autofocus. Questo corpo macchina ha autofocus perché oltre a Zicam, che ha sì un autofocus point and shoot, mi veniva in mente il paragone con Blackmagic Cinema Camera 4K, che non ha il sistema di autofocus. Questo è un sistema di autofocus migliorato anche rispetto a quello della GH5S. Chi ha avuto una GH5 sa le pene dell'inferno che bisogna provare quando si prova, quando si utilizza il sistema di messa a fuoco e il tracking del viso. Quindi in questo caso l'ho provato, funziona molto bene. Questo praticamente rende la camera stand alone, quindi metterla in un posto. Ecco perché anche l'utilizzo in streaming, si mette in un punto e da sola si gestisce, autogestisce, non c'è bisogno di controllare il fuoco. Insomma, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata sulla BGH1. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi sia risultato interessante.
Vi ricordo di scrivermi qui sotto nei commenti se avete qualche dubbio o domanda, cerchiamo di rispondere, cercherò di rispondervi, e ditemi anche la vostra, cosa ne pensate di questo corpo macchine, dell'utilizzo o cinema o streaming, quindi proprio i due opposti completamente differenti del mondo di produzione dell'audiovisivo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, attivare anche la campanellina perché non fa male, e se volete scoprire quando io provo qualche prodotto o vi faccio qualche domanda, seguitemi anche su Instagram perché lì riesco a essere un po' più diretto nella comunicazione con voi. Insomma, cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.